Ciao a tutti amici del Verde Mondo, oggi vi presentiamo una nuova razza di galline, una delle nostre razze preferite, e cioè la razza Amarok. Con me oggi molti conosceranno il nostro amico Gastone, che è il re del nostro pollaio, e oggi vi raccontiamo un po' delle caratteristiche di questa fantastica razza. Allora, intanto vi diciamo che questa è una razza polivalente, significa che la razza Amarok è un ottimo animale sia da uova che da ingrasso. È un animale che può arrivare fino ai 4 kg, superare anche i 4 kg, quindi ha una buona attitudine per chi cerca carne e anche di contro una buona ovaiola. Per queste due ragioni, diciamo, viene chiamata razza polivalente. Di provenienza statunitense, quindi è una gallina americana. È una razza anche molto bella. È una razza barrata, è della stessa famiglia delle Plymouth Rock, a differenza delle più nobili galline di razza Plymouth Rock, ha la differenza che ha una barratura un po' più estesa. La Plymouth Rock era considerata più una razza ornamentale, mentre la razza Amarok era più considerata una razza da lavoro, per così dire. La colorazione barrata di questo animale è praticamente bianca e nera. La cresta di questi animali è rossa, e come anche il colore dei loro bargigli, e il colore degli occhi è rosso baio. La colorazione è barrata e hanno la coda che finisce in modo concavo. La barratura di questo animale è molto importante perché deriva proprio dai geni dell'animale, è caratteristica dei geni dell'animale, infatti è facilissimo capire il sesso, perché il maschio ha la stessa dimensione della barratura tra bianco e nero, mentre la femmina ha una barratura doppia per quanto riguarda il colore nero e normale per quello che è il colore bianco. Quindi la gallina è più nera che bianca rispetto al gallo, che risulta essere più bianco che nero. Una caratteristica importante per la quale noi amiamo questa razza è che, oltre che ad essere una razza importante come peso e come produzione di uova, è anche una razza molto docile. Quindi nel caso in cui la vogliate tenere in famiglia o abbiate dei bambini che vorranno allevare questa razza, ecco, vi diciamo che è una razza molto tranquilla, docile, e che la potrete tenere tranquillamente, anche se di grandi dimensioni, in famiglia senza problemi. Le caratteristiche delle uova di questa gallina sono che sono praticamente un uovo normale, e ha un color crema e una dimensione normale dell'uovo, quindi non è una gallina che deponga uova molto grosse e di colori strani, insomma. Bene, quindi avete capito, questa razza è una razza che noi amiamo particolarmente, è un'ottima ovaiola, ha un ottimo temperamento, come vi dicevamo poc'anzi, quindi se voleste allevare questa razza adesso ne conoscete sia le origini che le caratteristiche. Vi abbiamo detto che è un'ottima ovaiola, ecco, noi ve l'abbiamo presentata. Vi ricordiamo che potete comunicare con noi attraverso tutti i nostri social, quindi canale YouTube, dove potrete vedere tutti i video di questi bellissimi animali, e la nostra pagina Facebook e la nostra pagina Instagram. Abbiamo anche un sito nel quale potrete trovare un blog con maggiori informazioni riguardo l'avicoltura e gli animali. Vi salutiamo, vi rimandiamo alla prossima puntata, dove vi presenteremo una nuova razza di galline ornamentali.